Buonasera, sono il dottor Giuseppe Claudio Carbonaro. Un saluto vi giunga dalla Sicilia e dalla mia città, Catania, da cui vi sto parlando. Oggi, oggi iniziano i webinar della casa implantare Baicon e colgo l'occasione per portare i saluti del nostro direttore clinico, il professor Mauro Marincola che ci segue dalla Columbia. La mia relazione di oggi verte sui 35 anni di affidabilità e unicità dell'impianto corto con la storia più lunga. Quindi avete la possibilità di porre delle domande nella chat e alla fine della mia relazione vi risponderò con piacere. La mia storia clinica e quindi anche di formazione, inizia con il conseguimento della maturità odontotecnica, della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in odontoiatria e protesi dentaria. È molto bello eh, avere l'opportunità quest'oggi anche di parlare a tutti voi in, in un momento particolare che viviamo tutti, eh, la pandemia. Quindi un augurio a tutti coloro che stanno soffrendo e un augurio a tutti noi colleghi che ci ritroviamo anche con questo periodo difficile della nostra professione. È da 30 anni che mi occupo di implantologia. Nei primi 10 anni mi sono occupato dell'implantologia standard e dopo mi sono imbattuto ad un impianto ad un impianto costituito da due componenti dal moncone e dall'impianto stesso con, con, con connessione econometrica Beh, vista la mia esperienza tecnica la mia esperienza clinica l'ho voluto provare e dopo averlo provato attenzionando il suo comportamento mi sono accorto che aveva veramente un riscontro biologico e meccanico del tutto particolare. Non l'ho più lasciato. Ma in tutti questi anni sono rimasto ancora più contento perché i miei pazienti sono rimasti contenti. Dei pazienti che ormai sono un po' anche diffidenti, cercano la precisione. E, e questo impianto mi ha permesso di lasciarli contenti anche per un, un suo comportamento. A lungo, a lungo tempo. Ho avuto il piacere anche di incontrare eh, il professor Mauro Marincola che mi chiese di fare attività di studio e di ricerca nella mia terra di Sicilia. Iniziarono i corsi, eh, dei seminari e nacque il gruppo studio Baicon Sicilia. E ci tengo tanto a salutare tutti i miei colleghi membri del gruppo studio. Quest'anno è un anno importante per la sistematica Baikon. Proprio per l'impianto Baikon, perché festeggia i suoi primi 35 anni nel panorama odontoiatrico mondiale, un impianto che si distingue per il suo design. In questi 35 anni non ha mai cambiato il suo design, addirittura, grazie a questa sua ecco, mh, capacità di eh, resistere alle forze, si è pure eh, avuta la possibilità proprio di Creare gli ultra short, quindi, a questo punto desidero, ehm, diciamo, chiedere a te, collega che sei in ascolto, se conosci l'impianto Baikon. Lo sapevi che è presente nel campo dontoiatrico da 35 anni? Vuoi conoscere la sua storia? Vuoi conoscere le sue potenzialità? Vuoi conoscere la letteratura scientifica che si è occupata di lui? Vuoi conoscere i paesi del mondo dove avviene la sua distribuzione? Vuoi sapere cosa sto pensando? Sono certo che questo impianto ti affascinerà. La sede dell'impianto Baikon è a Boston e quindi abbiamo un sistema implantare che si è sviluppato negli Stati Uniti nei primi anni 70 e viene distribuito dal 1985 e ad oggi è presente in 92 paesi paesi al mondo. La storia dell'impianto Baikon mi affascina sempre perché la sua ricerca inizia nel 1968, quando Thomas Driscoll inizia questa ricerca durante la guerra del Vietnam, quando il comando dell'esercito americano per la ricerca e lo sviluppo medico di visione ricerca dentale finanzia la messa a punto di un impianto post-estrattivo, non splintato, per la sostituzione di un singolo dente che potesse utilizzare qualsiasi clinico sul fronte, oltre allo sviluppo di materiali per il nesto osseo. Alla guida della Bicon abbiamo il dottor Vincent Morgan, che già entusiasta utilizzatore della sistematica, l'ha rilevato nel 1994 dalla Stryker, azienda attualmente leader mondiale nel campo della protesica ortopedica. Con il dottor Morgan inizia una storia di successo, le cui fondamenta risiedono nella ricerca di risposte a precise esigenze cliniche piuttosto che a regole di mercato. L'impostazione a conduzione sostanzialmente familiare di questa azienda rivela un approccio rigorosamente deontologico a servizio della comunità clinica internazionale. Oggi condividiamo con orgoglio 35 anni di successi grazie ai clinici di tutto il mondo che si sono avvalsi di questa tecnica implantoprotesica. A questo punto desidero rivolgermi ai colleghi che non conoscono questa sistematica implantare. Un attimino dico ecco, dimenticatevi la vostra esperienza clinica sull'impianto standard. Cominciate a pensare bicon. Perché vedete, pensare baicon è pensare short. Da quanto è stato inserito nel campo odontoiatrico è sempre stato un impianto short, quindi un impianto piccolo. Addirittura oggi lo possiamo avere ultra short. Noi quindi abbiamo il dovere di far conoscere BICON, perché Bicon fa bene alla salute e vedremo il perché. Le interferenze a livello della connessione, ecco, sono le più importanti quando si tratta di un impianto standard, perché sono proprio le interferenze della connessione, proprio del collo dell'impianto, che vanno a causare problemi al riassorbimento dell'osso marginale cristale. Un osso che, se diciamo, stimolato, va, a, va ad abbassarsi e quindi andare apicalmente, e nel contempo non essere sostegno per i tessuti mucosi. Importante quindi l'osso marginale crestale per il loro sostegno. Quindi chiediamoci quali sono le interferenze che vengono a coinvolgere il collo dell'impianto. Sono le interferenze meccaniche, le interferenze biologiche. E le interferenze chimiche. Le interferenze meccaniche sappiamo tutti che sono i micromovimenti. La letteratura parla tantissimo dei micromovimenti. Sono questi micromovimenti che vanno a sollecitare il collo dell'impianto e quindi provocare svitamento, provocare quindi infiammazione dei tessuti mucosi, dovuti principalmente agli aspetti biologici dei batteri che vanno proprio a, a ledere questi tessuti, a infiammarli. Ma non è da sottovalutare l'aspetto chimico per quanto riguarda le interferenze. Quante volte noi clinici dimentichiamo del cemento nei nostri, eh, de, nelle nostre protesizzazioni, al momento che li cementiamo col moncone in bocca. Quindi la mucosa, la mucosa li deve tenere. Beh, su una visione mia personale di esperienza clinica, negli anni ho notato che ci sono dei cementi induriti, si sono aggrappati al, al manufatto protesico senza dare problemi alla mucosa gengivale. Ma quando si tratta di tessuti anche delicati, anche predisposti alla parodontite, è lì il problema perché si infiamma e può andare incontro alla periimplantite e addirittura tante volte a causa del cemento, alla perdita dell'impianto stesso. Quindi, se noi andiamo a notare la differenza tra uno short implant e un impianto standard in questa immagine, cosa ci viene in un primo momento? Beh, ci viene l'idea che un impianto standard di 10 mm può avere una tenuta superiore e una distribuzione di forze superiore a un impianto più corto di 6 mm. E qui ci viene sempre da conforto la letteratura, perché nella letteratura, ecco, ci viene detto che sta al design di un impianto la tenuta e quindi può essere benissimo di 6 mm e poter sopportare dei carichi superiori ad un impianto di 10 mm. Nel mercato abbiamo la possibilità di attingere a due tipi di connessione, la connessione abitata e la connessione econometrica. La connessione abitata è costituita da tre componenti, l'impianto, il moncone e la vite passante. Nella connessione econometrica, in questo momento stiamo proprio osservando l'impianto Baicorn. Nella connessione econometrica è bicomponente, quindi dall'impianto, dal moncone, in questo caso un moncone pieno, a connessione econometrica e quindi che diventa proprio un unico, un unico elemento. A questo punto desidero un attimino ecco, ricordare come il professionista si ritrova ad avere dei reinterventi quando si tratta di un impianto standard tradizionale. Perché c'è il problema della vite passante, questa vite passante che si svita. Quindi chiediamoci: ma perché la vite passante si svita negli impianti standard? Uno dei motivi è dovuto dall'insufficiente o eccessivo carico indotto nella vita dal torque. Poi può essere dovuto all'angolazione moncone-impianto, può essere ancora dovuto dal non corretto dimensionamento tra il diametro dell'impianto e della corona protesica e ancora la mancanza di un idoneo mezzo meccanico antisvitamento. Quindi, a differenza di una connessione econometrica che ci dà tanti vantaggi, un vantaggio è l'ampia versatilità protesica, un altro ancora l'eliminazione della vite passante e poi il nessun svitamento del moncone e ancora la predicibilità a lungo termine. E infine un'ermeticità tra moncone ed impianto. Ecco cosa riusciamo a osservare nell'immagine in movimento sulla vostra destra. Notiamo che si tratta di due componenti, l'impianto, e il suo moncone con una connessione conometrica di 1,5 ⁇ il locking taper. E quindi questa un'intima unione tra due metalli, due metalli uguali, due metalli che sono titanio, quindi una volta che vanno a connettersi tra di loro avviene una fusione a freddo che li rende unici, unico blocco, come consideriamo come se fosse un transmucoso. La versatilità, la versatilità della, del nostro impianto è molto importante perché ha il mancato svitamento della vite passante e quindi della frattura. Avremo la possibilità di andare a inserire dei diversi diametri di abattimento. Avremo la possibilità di una presa d'impronta molto facilitata sia con la tecnica diretta che la tecnica indiretta vedremo dopo su tutto questo le varie slide e ancora la possibilità di modificare il manufatto protesico vedete è semplicissimo modificare il manufatto protesico basta un attimo eh, legarci al nostro moncone e quindi disconnetterlo con un minimo movimento andare ad osservare la mucosa gengivale come si mantiene, sempre non infiammata, una mucosa pulita, senza la presenza di batteri, e poi il nostro manufatto protesico che è alla poltrona. In un attimo, se c'è da fare qualche correzione, la si può fare. I micromovimenti sull'interfaccia pilastro-impianto quindi hanno un ruolo importante per il mantenimento dell'osso cristale marginale. Ecco, ci facciamo aiutare da due immagini in movimento. La prima a sinistra è eh, di un impianto standard. Notiamo che questi micro-movimenti andranno a favorire lo svitamento, la frattura, quindi il rischio della frattura del nostro impianto. E poi, vedi, questi movimenti provocano un effetto pompaggio, quindi i liquidi entrano dentro il micro-gap, Causano insieme ai batteri il cattivo odore, vanno a infiammare il tessuto mucoso e quindi favoriscono le perimplantiti. Proprio sulle perimplantiti avremo il piacere in un prossimo webinar ascoltare il professor Giorgio Lombardo dell'Università di Verona che proprio approfondirà questo argomento. Invece, notate l'immagine di destra: si tratta di un impianto conometrico. Certo, io l'ho voluto mettere in movimento in questo modo per far capire. La differenza. Le, I carichi masticatori oscillatori vanno sull'osso, non c'è nessuna alterazione, non c'è nessun micro gap nel collo dell'impianto, quindi il nostro osso marginale non viene disturbato. L'impianto baicon è unico, è inimitabile. Parleremo quindi della cementazione estrorale e della Integrant Abatment Crown. Parleremo della connessione econometrica 1,5 il locking taper. Parleremo della spalla convergente degli impianti short, del disegno a plateau, degli impianti narrow molto importanti negli ultimi anni per le atrofie orizzontali, e poi ancora l'alesaggio a bassa velocità, la flessibilità protesica che ci dà questo impianto. Iniziamo a parlare un po' della cementazione. Certo, possiamo tranquillamente andare a fare con questo impianto la cementazione in bocca, ma perché farla se c'è l'opportunità di farla fuori? E che strorale! Ecco, ecco seguitemi. Ho imbastato il gesso, lo metto sul mio moncone, vado a inserire la corona in ceramica Pian pianino ripulisco tutto il cemento debordato e una volta indurito mi ripulisco anche tutta la parte con dell'alcol, in modo che vado a inserire la mia corona insieme al suo moncone nel proprio alloggio. Ma è molto importante ricordare che l'impianto Baicon gode di un moncone pieno, che permette quindi delle procedure di restauro semplificate, affidabili. E qui c'è da cominciare a parlare della Integrand Abattement Crown. La Integrand Abattement Crown non è altro che un materiale biomateriale policeramico che si può tranquillamente diciamo, utilizzare sul moncone pieno, grazie a, diciamo, al fatto che viene tolto eh, facilmente dalla connessione col suo impianto, l'odontotecnico riesce proprio a creare un prodotto rivoluzionario, la Integrant Abatment Crown, che assicura un margine estetico sotto-gegivale proprio garantito in ogni situazione, e quindi anche la possibilità di non intervenire più e nel contempo avere anche meno costi. Ecco come si presenta una Integrant Abatement Crown. Si presenta su un, un impianto molto elegante, ma nel contempo noteremo che avrà la durezza simile ai nostri denti, e in qualsiasi momento si può anche correggere, e maschera benissimo l'estetica, i nostri pazienti la gradiscono tantissimo. Il logic taper in questa sistematica è di grande rilevanza perché ha la sua unicità, ha una connessione econometrica di 1,5 ⁇ è costituito da un moncone privo di viti e quindi tra impianto e moncone vi è questa intima unione, questa ultima unione che favorisce la fusione a freddo, lo dicevamo, di, di due medaglie uguali, il titanio. Quindi no, è impossibile che possa entrare mai un batterio. Quindi ha avuto anche il piacere, la casa Implantare Baicon di ricevere nel 2006 il certificato, quindi la certificazione di sigillo batterico con un micro gap inferiore a 0,5 micron. Ecco come possiamo apprezzare macrodonticamente eh, il design di questo impianto e principalmente la sua connessione. Quindi è priva di movimenti di infiltrazioni batteriche, quindi non andranno a causare infiammazione dei tessuti molli, ma nel contempo non avremo la perdita dell'osso e quindi stiamo a conservare il nostro osso marginale, come dicevamo prima, fondamentale per il sostegno dei nostri tessuti mucosi. Lo strobing shoulder anch'esso ha un ruolo importante in questo design del nostro impianto Bicon, perché si tratta della testa dell'impianto. È costituito da una spalla convergente. Questa spalla convergente cosa favorisce? A livello implantare la platform switch, il mantenimento dell'osso cristale e maggiori caratteristiche biochimiche. Ecco come si comportano i vari design di impianti nei confronti dell'osso cristale. Vengono presentati con vari colli: quindi un collo divergente, il collo circolare e quello del bicon che ha un collo convesso. Quindi, cosa c'è da dire di importante? Che l'osso cristale preferisce più l'immagine C. Dell'impianto bicon. Un impianto bicon che per protocollo chirurgico viene inserito a 1-2-3 mm subcrestale. Quindi al momento che andiamo ad osservare l'osso cristale, non vediamo neanche l'impianto. Ma questa ecco, grande quantità dosso cristale ci permetterà di essere da sostegno al tessuto mucosi. A differenza di un collo divergente che dà la possibilità della presenza di poco osso cristale, quindi poco sostegno ai tessuti mucosi e quindi alla formazione della papilla. E ahimè, addirittura se eh, sono presenti dei micromovimenti, possiamo avere il grosso problema di neanche trovarlo. Questo osso crestale marginale. La spalla convergente quindi. Ha un ruolo molto importante nel design di questa casa implantare, perché, come apprezzate anche voi, si va ad aggrappare l'osso sulla spalla, quindi in un impianto che è stato inserito vent'anni fa. Faccio anche dei complimenti al clinico che lo ha inserito perché ha seguito il protocollo chirurgico, lo ha inserito a 3 mm subcristale e ha avuto anche una risposta dell'osso in modo naturale, corretto. Quello che non solo l'osso si è abbracciato alla spalla convergente, si è importato oltre e quindi è da sostegno ai tessuti mucosi. Il design dell'impianto bicon non finisce solo con la spalla convergente, quindi con lo sloping shoulder, ma va a continuare con il suo corpo dettato dai plateau. Vedete, i plateau permettono una migliore qualità dell'osso, una migliore distribuzione delle sollecitazioni e una maggiore area di superficie. Beh, dov'è la differenza fra un design a plateau? è Un impianto standard elicoidale. Beh, al momento che viene inserito un impianto standard, si viene a creare dell'osso eh, apposizionale, a differenza della sistematica implantare, che va a eh, il clinico a creare un tunnel ricevente di questo impianto. Quindi, una volta che si fa scivolare in, in quest'ostotomia, l'impianto stesso, va a Crearsi la possibilità di camere, vedete, delle camere di osteogenesi di osso maturo reattivo che favoriscono una immediata osteo, osteointegrazione. Nel contempo, si ha anche la possibilità di osservare istologicamente il nostro impianto a lungo termine. E cosa ci accorgiamo? Che si vengono a sviluppare dei canali di tipo aversiano come quello osservato nell'osso corticale e sono ad elevate proprietà meccaniche. Quindi benvenga lo short implant perché, perché ci dà la possibilità di inserire questo impianto e quindi consente di ridurre o evitare le procedure di rigenerazione ossea e in molte situazioni cliniche gli impianti corti offrono soluzioni più vantaggiose. Anche i trattamenti di superficie su questo impianto dedico, vanno sottolineate. Sono molto, molto attenti i trattamenti di superficie e per questo sicuramente vi presenteremo un prossimo webinar. Desidero fare i complimenti e dire grazie ai nostri colleghi ortopedici perché sono stati loro proprio i pionieri per permettere a noi clinici. Ad intraprendere un'implantologia con sicurezza perché? perché, se torniamo un po' indietro, i nostri ortopedici ci fanno notare che anche loro usano la, il plateau nell'acetabolo della protesi dell'anca, nel, nel gambo della protesi, la connessione econometrica che sicuramente non sarà una connessione da 1,5 gradi, però sicuramente riesce questa protesi a sopportare i carichi del nostro corpo. La distribuzione delle forze dell'impianto Baicon va anche diciamo, sottolineata sull'aspetto quindi, biologico, quindi un carico compressivo che viene ben accettato e poi anche tutte le forze oscillatorie di lateralità che vengono date dalla masticazione e quindi la superficie dell'impianto è in grado di distribuire omogeneamente le forze applicate alla corona e quindi il ricevente osso non ha, non ha nessuna alterazione. L'ho sempre giudicato l'impianto BAICON, un impianto intelligente. Un impianto intelligente perché mi offre, col suo design, grandi possibilità. Una delle più importanti è un serraggio a pressione tra i due componenti, l'impianto ed il moncone. Ma vedete, ho voluto mettere alla vostra attenzione il pallino, ecco qui. L'ingrandimento del collo di questo impianto dove c'è la spalla convergente e nel contempo il moncone pieno che va a connettersi. Qui è impossibile che possano entrare dei batteri e quindi io scelgo l'impianto Bicol perché fa bene alla salute del mio osso cristale marginale e quindi me lo conserverò negli anni, nel tempo. E poi ancora la tenuta con una saldatura a freddo dei due componenti. Dicevamo che sono in titanio tutti e due i componenti, quindi lo considero non più bicomponente, ma unico blocco, come se fosse un transmucoso. E ancora non è da sottovalutare la possibilità di rotazione con una rotazione di 360 ⁇ del suo moncone, che disconnette dall'impianto il moncone stesso, un moncone pieno, senza vite passante, e quindi faciliterò il mio donto tecnico nella ricostruzione protesica. Varie aziende hanno cercato di inserire nel loro design la peculiarità dell'impianto bicon. No? In tutti questi anni che uso questa sistematica, ho voluto un attimino ecco, osservare cosa fanno le altre aziende. E molti cercano di avere degli short, quindi devono avere una, ecco, un design diverso perché non riescono eh, tante volte ecco, il, il, il loro, la, la loro forma di coidare di essere aggressiva nell'osso e quindi poter trattenere i carichi masticatori. E allora si tenta un po di, di cambiare il collo, ma ahimè, se va, si va su un collo uh, uh, um, non divergente ma con sp spalla convergente, si rischia di rendere il collo dell'impianto più delicato. E quindi si può andare incontro alla frattura. Tanti hanno tentato di copiare questo impianto, ma non è, non è semplice, perché ha uno specifico design, ha una qualità oggettiva. L'affidabilità di questo impianto è, è ineguagliabile ed è testimoniato dalla sua leggendaria longevità clinica. Quindi... Io mi affido anche ad un impianto che viene presentato, viene preparato da una, una fonte importante, cioè coloro che sono esperti di, di titanio. E quindi viene costruito in la United Titanium, un'azienda specializzata alla, per la NASA, per le navette spaziali, per i satelliti, quindi società petrolchimiche, addirittura... Riesce a costruire ecco, i componenti del pacemaker, quindi ci siamo un po' affidati ad un'azienda anche leader nel mondiale, anche di altri settori. La fresa pilota nella chirurgia è la prima che noi usiamo, quindi, ogni clinico conosce la sua fresa pilota. Viene inserita al micromotore. È in acciaio e di 2 mm. Girerà a 1.100 giri al minuto con irrorazione e ci permetterà di preparare il passaggio per le nostre successive frese. Beh, da questo momento non li chiamerò frese perché nel sistema implantare Bicon sono degli alesatori. Ecco qui, l'alesaggio, quindi per la preparazione dell'osteotomia viene data da, proprio da questi elementi che vengono legati al micromotore, non avranno irrorazione, gireranno a 50 giri al minuto, quindi prepareranno il sito implantare e riusciranno, grazie a delle scalanature, di raccogliere dell'osso autologo. Ma una qualcosa di molto importante è dire che sono degli alesatori in titanio, questa loro lenta perforazione cosa ci permette? Ci permette di avere non solo molta, agevoli, ehm, agevola il clinico alla preparazione dell'osteotomia, ma nel contempo riducono i costi per noi clinici perché si consumano di meno e anche perché sono formati da titanio. Gli elesatori manuali... Per i clinici che conoscono la sistematica bicon sono graditissimi, perché, grazie ad un'impugnatura dedicata, ci permettono di preparare le nostre osteotomie. Queste osteotomie, che ecco, vengono controllate dalla nostra mano, perché in siti particolari, come non so, vicini al seno mascellare, ci permettono di controllare minimamente i nostri movimenti. Per quanto riguarda la flessibilità protesica, la Bicon è leader perché, perché permette un moncone pieno, dà un'eccezionale flessibilità ai restari protesici grazie a una piattaforma switch integrata, ma nel contempo la connessione a 360 ⁇ dà versatilità protesica ineguagliabile perché dà infinite possibilità di orientamento del suo moncone. Adesso desidero rivolgermi a voi, colleghi in ascolto. L'impianto corto ci aiuta tantissimo perché ci permette di fare dei trattamenti semplici e anche prevedibili. Quindi ne deriva un conseguente aumento della disponibilità dei soggetti a sottoporsi all'implantologia. Sì, perché i nostri pazienti sono cassa di risonanza per tutti noi clinici. Se si rientra a casa con ecco, Poco, poco tempo che hanno eh, avuto alla poltrona, quindi con pochi disagi e addirittura a livello post-operatorio non hanno disagi perché difficilmente gonfiano i nostri pazienti, certo che sono cassa di risonanza positiva e quindi, e quindi lo racconteranno ai loro amici, ai loro parenti e i nostri studi aumentano come numero di pazienti. Ma il paziente è il paziente, e dobbiamo dire che ha un trattamento di oggettiva qualità, perché è sicuro, durevole nel tempo, è semplice, efficace, e anche in condizioni anatomiche più estreme, molto spesso senza doversi sottoporre a chirurgia rigenerativa. Adesso mi rivolgo all'odonto tecnico. Sì, perché l'odonto tecnico, grazie alla connessione econometrica a 360, gradi, si ritrova un moncone pieno. Quindi sperimenta una libertà di esecuzione senza precedenti, non avrà vincoli di meccanica, quindi non avrà la vite passante, non ci saranno qui i, -compo i, tre, i tre componenti impianto-vite-abatement. La chiave di successo in implantologia dipende, certo, da vari fattori. Ma il più importante per un clinico è l'utilizzo di prodotti e materiali ad elevato livello di affidabilità. Poc'anzi nella descrizione dell'impianto bicon ho detto che è un prodotto di alto livello di affidabilità. E quindi io ho il dovere di eh, comprare o, o diciamo andare a. a utilizzare una casa implantare che mi dà determinati requisiti perché proprio ho il dovere di dare la possibilità ai miei pazienti di avere il massimo livello di affidabilità ma inoltre è fondamentale il comportamento biomeccanico dell'impianto e anche quello biologico le caratteristiche le caratteristiche dell'impianto BICON sono numerosissime quindi si tratta di una lega in titanio grado 23, una, si offre una macrogeometria a plateau, una connessione econometrica a 1,5 ⁇ verrà data una spalla convergente, un abbattimento in lega in titanio massiccio senza vite passante e la possibilità di realizzazione di qualsiasi soluzione protesica. I vantaggi. I vantaggi sono dettati. Da una rotazione del moncone a 360 gradi, dalla possibilità di costruire la rivoluzionaria Integrand Abatement Crown, la possibilità della cementazione extraorale, la possibilità di avere sia degli short che degli ultra short, gli impianti narrow, dicevamo per le atrofie orizzontali. Il carico immediato alla poltrona, se affidato a clinici di esperienza, con ottimi risultati. E poi l'opzione monofase, e due fasi, nessun utilizzo di viti o torque drive. E poi la cosa importantissima, un'estetica gengivale superiore. L'impianto Bicon è un impianto con un design efficace ed efficiente ed è rimasto dicevamo per ben 35 anni quindi dal 1985 sempre con lo stesso design un impianto che ci permette oggi di godere degli ultra short ecco cosa può presentare il il come gamma la casa impiantare baicon certo tutto dipende dal clinico prima di andare a prendere il catalogo e scegliere un impianto Dovrà studiare il caso clinico. Quindi, dall'ortopantomografia, dall'attack con BIN, dall'endorale, riuscirà a capire un po' il suo osso residuo e quindi scegliere come ultra short la possibilità di richiedere un 3x6, un 4x6, un 4,5x6, un, un 5x6, un 6x6, un 4x5, un 4,5 4,5x5, 5, un 5x5, 5, un 6x5, vedete c'è una grande gamma di possibilità per l'ultra short, per posteriori e per anteriori. E poi ancora ecco, a seconda anche dell'altezza che vogliamo inserire l'impianto, possiamo avere anche più lungo, li possiamo avere anche con gambo 2, con gambo 2,5, con gambo 3. Gli impianti Narrow negli ultimi anni sono stati per me di grande aiuto nella mia pratica clinica e quindi nelle atrofie ossee orizzontali mi hanno permesso proprio di dare grandi risoluzioni. Vi voglio parlare quindi, non so, degli incisivi inferiori, sono diminuiti gli split crest grazie a questo a quest impianto, e anche sull'incisivo laterale superiore lo uso tanto. Lo short e l'ultra short evitano e riducono la necessità quindi di innesti ossei, del rialzo del seno mascellare, della rigenerazione guidata dell'osso, quindi la GBR, e della trasposizione del nervo alveolare inferiore. Beh, quante volte senza gli short ci siamo ritrovati ad andare a fare un rialzo del seno mascellare laterale, quindi con problemi anche non indifferenti per i pazienti e anche vanno a lievitare i costi per i nostri pazienti stessi. E i rischi sinusiti e cose varie, ma anche nei confronti del nervo mandibolare alveolare, perché grazie allo short, l'ultra short, riusciamo a spingerci più posteriormente, perché ecco abbiamo meno osso, ma più opportunità con questi impianti corti di poterli usare. Questo slide è importantissima, perché? Perché noi qui andremo a commentare. Cosa è il rapporto fra corona e impianto in questa sistematica implantare? Qui abbiamo la possibilità di andare a fare delle finalizzazioni protesiche con un rapporto che va da 5 a 1. Quindi la corona può essere più alta, 5 volte più dell'impianto stesso. Ma ci sono dei motivi che lo permettono il design dell'impianto. Con i suoi plateau, con la spalla convergente, non dimentichiamo che lo andiamo a inserire a 1, 2, 3 mm dal bordo cristale, e quindi il carico masticatorio, ecco, viene distribuito uniformemente nell'osso e non avremo nessun danno di oscillazioni nei confronti del nostro osso cristale marginale. La letteratura è vastissima, in questi 35 anni di cammino. Di questa seria azienda perché abbiamo l'opportunità di andare ad attingere in numerosissime pubblicazioni e quindi, ecco, a secondo di quello che si desidera sulla spalla convergente, sui plateau, sulla connessione econometrica, sugli ultimi, ecco, ritrovati che questa azienda ha dato c'è tanta letteratura da poter osservare. Ma non possiamo scartare. Un qualcosa di importante che ci viene dettato dalla letteratura, la perdita dell'osso cristale. Noi sappiamo che dopo 2, 3, 4, 5 anni si ha una perdita cristale marginale di osso di 0,2 mm. Quindi, annualmente, se si perdono quest'osso, dobbiamo avere anche la responsabilità, noi clinici, di acquistare, di affidarci ad un impianto che la tutela e l'impianto Baicon tutela l'osso cristale marginale perché non gli provocherà infiammazioni. Non avremo un osso marginale che va apicalmente, ma rimarrà a sostegno dei nostri tessuti mucosi. Il mantenimento. Beh, ci chiediamo quindi il mantenimento di un impianto, beh, è dovuto a che cosa? Ma è dovuto alla sua funzionalità. Perché se un impianto funzionale si manterrà nel tempo, ma si manterrà nel tempo grazie anche all'estetica che è proprio che si mantiene nel tempo. Fondamentale per tutti i clinici che usano anche le varie case implantari, ma coloro che hanno sperimentato un'esperienza con questo impianto cronometrico si sono accorti negli anni che se hanno il richiamo del proprio paziente il tessuto mucoso è uguale, non è infiammato. E se il tessuto mucoso non è infiammato e si è mantenuto significa che sta bene l'osso cristale marginale. A questo punto, ecco, ho voluto portarvi un caso mio di 12 anni fa. Ho messo due short sull'elemento 16 e sull'elemento 26. Notiamo che cosa? Notiamo che l'ho inserito sul protocollo, diciamo, della casa implantare Bicon, che suggerisce di inserirlo a 1-2-3 mm da bordo cristale. Quindi mi sono mantenuto lontano dal seno mascellare, ma nel contempo. Già potevo anche evitare di mettere la radiografia, ma dai tessuti mucosi si nota come sono sani. La paziente è brava perché ha un'igiene domiciliare buona, ma anche se teneva un'igiene domiciliare poco corretta, ne sono certo dalla mia esperienza che i tessuti si mantenevano ugualmente in questo modo. E poi un altro caso vi ho voluto sopportare, vedete l'ho dovuto inserire, questo impianto con un'angolazione diversa, e mi sono sempre limitato ad avvicinarmi al seno mascellare, ma i tessuti dopo dieci anni mi danno certezza che stanno bene. Quindi ecco, la sistematica implantoprotesica BICON consente un approccio originale alla gestione dell'ampiezza biologica. È bello vedere dei manufatti protesici dopo anni, 21 anni, 14 anni, 20 anni, ancora mantenersi con una cresta uniforme, ma anche il tessuto mucoso da questa immagine vediamo come si mantiene pulito e non infiammato. Sull'ampiezza biologica non approfondirò perché, perché domani, Sarà il, il dottor Stefano Carelli che ci parlerà di ampiezza biologica. Lui, nella sua esperienza clinica, ha, ha osservato i tessuti e domani, domani ci racconterà proprio questa sua esperienza. Ci spiegherà come si mantengono perfetti i tessuti con questa sistematica. Però ci tengo tanto a portare alla vostra osservazione questa immagine. Qui ho tolto eh, la corona col suo moncone, quindi noto un epitelio circolare perfetto, sano, un epitelio giunzionale perfetto, senza colonizzazioni batteriche. Ma quello che mi affascina di più è questa immagine: dopo dieci anni gli è stato tolto la sua corona col suo moncone. E cosa vi chiedo di apprezzare? Non solo i tessuti mucosi, ma il pozzetto dell'impianto, vedete, è lucido, è in titanio. Quindi la connessione conometrica con sigillo batterico non ha permesso l'ossidazione. Non ci sono stati batteri per, per rendere ossidate le pareti. Quindi benvenga una sistematica che difende l'osso cristale marginale e i suoi tessuti. La BICON è presente in tutto il mondo, ma anche noi qui in Italia siamo numerosi clinici che usiamo questa sistematica e ne andiamo orgogliosi perché ci ha facilitato la nostra quotidianità, la nostra vita clinica. La componentistica di questa sistematica è numerosa. Ecco, ci avvaliamo di un kit chirurgico avanzato. Questo kit chirurgico permette proprio di fare tantissime cose e quindi dedicheremo sicuramente un webinar per dare l'opportunità ai clinici di sfruttarlo appieno perché sono tante tante le possibilità che vengono date per facilitare la chirurgia. Ma non posso non parlare della prima fresa pilota di 2 mm in acciaio che viene data disponibile in due lunghezze degli alesatori per micromotore sono tutti in titanio. Andranno da un diametro di 2,5 ad un diametro 6. Avranno, vedete, la scalanatura che ci permetterà di raccogliere dell'osso. Legati al micromotore gireranno a 50 giri al minuto senza irrigazione. Ma vi chiedo di osservare anche la loro punta. Quindi ecco è più aggressiva. È più aggressiva degli alesatori manuali. Perché? Perché gli alesatori manuali, vedete, sono più piatti, possono raggiungere distretti anatomici più delicati, si avviteranno al proprio portatore e hanno un diametro che va da 2,5 a 6 mm. Anche loro, in titanio, godono la scalanatura che ci permette di raccogliere tanto osso autologo nella nostra osteotomia. Il sulcus former prende anch'esso un ruolo importante. Questi strumenti sono importanti al momento della seconda fase chirurgica. Vedete, noi una volta che inseriamo l'impianto baicon a 1, 2, 3 mm da bordo cristale, tante volte nella seconda fase chirurgica ci ritroviamo ad avere dei picchi d'osso in più. Quindi ci aiutano a rimodellare quei picchi d'osso e quindi permettere alla connessione pura tra il moncone e l'impianto. Il moncone provvisorio, o il tappo di guarigione, nella mia pratica clinica lo ritengo fondamentale. Perché? Perché c'è l'opportunità di averlo da 2 mm, da 2,5 mm, da 3 mm. È in titanio, ma mi permette di condizionare i tessuti mucosi. Quindi al momento che poi vado a richiedere il monofatto protesico, viene completato, al momento di andarlo a inserire, ho già condizionato i miei tessuti mucosi. I mongoni universali sono eccezionali, li avremo da 2 mm, da 2,5 mm, da 3 mm, li avremo anche dritti con angolazione di 15 gradi, ma è importante dire che grazie al biotipo... Bisogna col profondimetro andare a prendere la, proprio l'altezza la, e, a seconda del biotipo, scegliere il clinico dal catalogo, il moncone più adatto per quel caso. Nel contempo, una volta che va a inserire il moncone più adatto e desidera fare, eseguire una tecnica diretta, basta mettere la sua cuffietta per impronta e mandare l'impronta all'odontotecnico. E quindi l'odonto tecnico ha l'opportunità di avere anche un moncone uguale a quello che io mi ritrovo nella bocca e mandarmi un manufatto proteico che devo solo e semplicemente andarlo a cementare, o in bocca o extraoralmente. Ma per tutti gli aspetti tecnici avremo il piacere di ascoltare il nostro Paolo Perpetuini, un odontotecnico di fama internazionale, che ci descriverà minutamente. Il cosa ci permette di fare questa sistematica implantare con il suo moncone pieno? Poi il moncone universale si può sfruttare con una cuffietta e quindi costruire proprio nella stessa seduta un provvisorio. Oppure mettere una cappetta di guarigione, evitiamo che la lingua si possa graffiare. E poi ancora la cuffietta per cera che viene sfruttata dal odontotecnico. Per quanto riguarda invece la tecnica indiretta, c'è cioè la possibilità di avere in catalogo il posizionatore di trasferimento in titanio, la guaina per posizionatore in plastica e l'analogo dell'impianto in titanio. Vedremo che il posizionatore in titanio va inserito nel pozzetto dell'impianto con una pressione, con una digitopressione, e così anche la sua guaina in plastica. Una volta presa l'impronta tolta dal Cavoraro, reinserito il posizionatore in titanio, viene incastrato l'analogo di laboratorio e quindi mandato all'odontotecnico. L'odontotecnico avrà modo di costruire il manufatto protesico da noi richiesti. Abbiamo anche l'opportunità sul catalogo di scegliere dei monconi senza spalla. Beh, qui abbiamo. Possibilità di scelta perché possiamo prenderli anche angolati a 25 gradi, più alti e anche, anche più panciuti, cioè a secondo del, del sito implantare, riusciamo a prendere una circonferenza diversa. Se si tratta di un molare, di un incisivo, di un premolare, ecco, sta al clinico sceglierlo sul catalogo. I mongoli stealth sono di grande aiuto nella chirurgia post-estrattiva. Qui un attimino il clinico può ecco, andare oltre quello che dice il protocollo chirurgico di inserire l'impianto a 1-2-3 mm dal bordo cristale, perché si può spingere oltre. Vedete che i monconi sono disponibili anche più, più lunghi di gambo. E quindi ecco, una chirurgia affidata a validi clinici sicuramente porterà ottimi risultati già in prima seduta. E poi la possibilità di eh, protesizzare, o meglio dire, aiutare i portatori di protesi con i Monconi Brevis dell'Overdenture e anche mh, dei Monconi Locator. I Brevis li avremo di gambo 2, 2,5, gambo 3 e inoltre dritti o, o angolati. Le atrofie osse mascellari indubbiamente sono fra gli argomenti più importanti degli ultimi anni, ma lo short ci viene in nostro aiuto, perché in distretti anatomici con grosse atrofie riusciamo un attimino ad evitare ecco, ecco degli de, interventi più complessi. Sulle atrofie osse avremo il piacere di ascoltare nel prossimo webinar, quello di giovedì, il professor Andrea Cicconetti. Un chirurgo maxillofacciale alla Sapienza di Roma. Il professor Cicconetti ha osservato proprio eh, le atrofie e ha avuto modo anche di constatare ecco, i vari tipi di impianti che si possono usare, ma vedremo dalle sue parole cosa consiglia. Allora, e allora cosa ci aiuta uno short? Come ci aiuta nelle atrofie? Beh. Avremo meno complicazioni durante e dopo l'intervento. Con uno short non avremo lacerazioni della membrana dello Snyder, avremo, non avremo l'entrata di materiale all'interno del seno, non avremo dislocazione degli impianti all'interno del seno mascellare. Quindi non ci imbatteremo sulla presenza dei setti, non avremo sanguinamento nasale, non avremo una sinusite cronica e avremo una mobilità postoperatoria un tempo di intervento molto breve, ma principalmente costo per i pazienti ridotto. Ma a questo punto desidero ricapitolare cosa ci offre questa casa implantare, così ricapitoliamolo in breve. Ci offre un moncone pieno, conometrico, quindi a connessione conometrica pura, con un design di impianto a plateau, con una spalla convergente, con la possibilità di andare a distribuire le forze sull'osso, direttamente sull'osso, perché viene inserito a 1, 2, 3 mm dal bordo cristale e quindi tutte le forze omogeneamente vengono distribuite. E nel contempo c'è da dire che si conserverà l'osso cristale perché, perché non ci sarà colonizzazione batterica. Dato che, essendo un unico blocco, moncone ed impianto, dobbiamo considerarlo come un transmucoso. Ho voluto portare alla vostra osservazione un mio caso clinico. In questo paziente ancora ha l'ortodonzia. Desidero mettere l'elemento 26 con un impianto della casa implantare Bicon. Vado a studiarmi con l'endorale, con l'ortopantomografia e la colatanca combine tutto l'osso residuo. I risultati sono che avrò un'altezza di 8 mm prima di raggiungere il seno mascellare e una eh, larghezza, quindi orizzontalmente un 8 mm. Quindi inizio, inizio la mia chirurgia. Quindi ho già deciso di inserire un impianto della casa implantare Baikon di 6 mm. Quindi, quindi inserirò, quindi comincerò questa mia chirurgia con l'anestesia, con l'incisione a tutto spessore della mucosa e quindi il denutamento dell'osso con i due lembi, vestibolare e palatino, per poi cominciare la mia osteotomia con la prima fresa, la fresa pilota, abbiamo detto in acciaio, di 2 mm, con irrorazione e andrà a 1100 giri al minuto. Poi, ecco, mi avvalgo degli alesatori, andranno a bassi giri, degli alesatori in titanio da 2,5, da 3, da 3,5, da 4, notate che già dell'osso autologo posso metterlo da parte perché nella scalanatura dell'alesatore ne ho ricavato tanto e ancora continuo con l'alesatore da micromotore da 4,5. E l'ultimo alesatore da 5. Quindi ho ricavato altro osso autologo, lo metto nell'apposito contenitore. Notate, notate come io sono sceso dall'immagine in alto a 8 mm dal bordo cristale, perché sì, inserirò un impianto della casa implantare con di 5x8 di lunghezza, ma... La casa mi consiglia di inserirlo a 1, 2, 3 mm, quindi mi sono calcolato i 2 mm che desidero scenderlo, sprofondarlo oltre, quindi subcostale. Un altro momento importante è quello di andare a ripulire il tunnel implantare, perché nella mia osteotomia posso lasciare dei residui d'osso, che non è bello, dato che l'impianto deve scivolare nel tunnel implantare viene presentato da questa elegante busta con il suo portatore nero in plastica, per poi inserire l'impianto col suo portatore nero, tagliarlo, quindi funge da tappo, il tappo nero, e completare la mia chirurgia con lo che avevo messo da parte e quindi chiudo perfettamente tutto il mio, il mio lavoro, la mia chirurgia completo con i punti di sutura. Quali sono stati i due momenti più importanti della mia chirurgia? Il primo, dettato dalla fresa pilota, l'avevo fatta scendere per, per 8 mm, quindi mi ha dato un'angolazione e il mio calcolo era corretto perché mi tengo lontano dal seno mascellare. Al momento che vado a inserire l'impianto da 5x6 mi accorgo che ho eseguito tutto il procedimento come suggerisce la casa implantare e quindi me lo ritrovo a 2 mm dal bordo cristale, subcristale. Dopo tre mesi sono contento perché è avvenuta l'ostintegrazione. Quali sono stati i vantaggi della mia chirurgia? Ho avuto meno rischi, minore capacità tecnica, minor tempo, costi più bassi, minore disagio. Minor numero di complicazioni e maggiore accettabilità da parte del paziente. Vi ho voluto portare un altro caso clinico. Qui si tratta di un paziente che ha sempre trascurato l'igiene domiciliare. Quindi è stata fatta una bonifica di tutti questi denti con una grande presenza di parodontite. E quindi, dopo la bonifica, si è studiato per bene il caso clinico quindi sono state fatte delle endorali, la ortopantomografia e la TAC con BIN. Desidero andare a inserire due impianti sul sito 26 e sul sito 27. Come altezza ho 3.56 mm dell'elemento 26. Nell'elemento 27 mi rimangono 3.36 in altezza di osso. Sull'elemento 26, su, per quanto riguarda l'aspetto orizzontale, mi rimangono 5.39 mm e sull'elemento 27 8.73 mm. Cosa decido? Decido di andare a inserire due impianti della casa implantare bicon di 5x6 mm. Quindi ho pensato di fare un piccolo rialzo del seno mascellare. Sia dal tunnel implantare dell'elemento 26 che dal tunnel implantare dell'elemento 27. Inizio la mia chirurgia. Inizio la mia chirurgia con l'anestesia, con il taglio a tutto spessore della mucosa, il denutamento, la pulizia dell'osso. I lembi e con inizio con la prima fresa pilota con irrorazione, dicevamo a 1100 giri. Poi vado avanti con gli alesatori manuali. Ho preferito la tecnica con gli alesatori manuali per avere un controllo superiore nella preparazione della mia osteotomia. Qui abbiamo l'alesatore da 2,5, l'alesatore da 3, da 3,5 l'alesatore da 4 e l'alesatore 4,55 Certo, non sono riuscito a, ad accumulare tanto osso autologo perché il percorso dei miei alesatori era breve, ma già è, sembra tanto. E allora mi aiuto con del sangue che vado a prelevarlo dal sito implantare, e poi il grande aiuto del sintograft, il beta-fosfato tricalcico a fase pura è di grande aiuto nella mia chirurgia e vi voglio elencare un attimino quali sono i vantaggi che mi dà il beta-fosfato tricalcico in fase pura. I vantaggi sono dettati dall'eliminazione dei rischi intrinsechi relati a materiali da innesto, osseo di derivazione biologica mi darà un'area di superficie più estesa rispetto ad altri materiali da innesto e sintesi, da una rapida vascolarizzazione e successivo riassorbimento quando viene miscelato con il sangue del paziente. Poi ha una porosità su scala nanometrica e poi mi viene dato disponibile in due formati di particelle, quello da 50 con 500 micron e da 500 e 1000 micron. Ecco, una volta che vado a impastare il Sintograft con lo e il sangue, grazie al portatore inserisco il, il mio impasto direttamente nel tunnel implantare e quindi sollevo il seno mascellare. E poi, grazie al sinus lift, che lo avrò da gambo 2,5-3, e anche grazie al suo portatore, incastro, inserisco l'impianto. Il sinus ha lo scopo di mantenere il mio impianto, questo impianto da me inserito al suo posto, quindi per l'angolazione che gli ho dato io. Quindi si sì, ostointegrerà sulla posizione che ho scelto. Un'immagine fondamentale è quella post intervento. Qual era lo scopo mio di inserire un impianto 5x6, ma nel contempo fare un piccolo rialzo del seno mascellare sia per l'elemento 26 che per l'elemento 27. Ecco, si nota come la membrana dello Snyder è sollevata ad ombrello e nell'immagine successiva, dopo due mesi, cosa mi accorgo? Che ormai, ecco, sta maturando il mio osso, la membrana dello Snyder è più alta e quindi gli impianti, i due impianti, hanno tutto attorno osso. Ho fatto una chirurgia mini-invasiva, Un'altra chirurgia che bisogna evitare è la chirurgia dei canini inclusi. Quante volte si presentano dei pazienti, alla nostra osservazione, non so, a 40 anni, anche a 50 anni, con il dentino da latte ancora in bocca e quindi comincia a muoversi? Perché? Perché non era mai uscito il proprio canino. E certo, la soluzione migliore era quella dell'ortodonzia. In tempi corretti o andarlo a togliere, ma è invalidante andarlo a togliere. Ma grazie ai mezzi che ci vengono offerti oggi, grazie all'endorale, all'ortopantomografia, alla TAC con BIM, si riescono ad avere i risultati di misure precise, di, eh, mh, di risoluzioni con degli short. E quindi ho voluto portare alla vostra osservazione due casi. Questo Ecco, ne ho fatti tanti di casi di canini inclusi. Questo, dal primo momento, ecco, ho soddisfatto le esigenze del paziente che proprio non era per niente d'accordo ad andare a togliere il proprio canino. E allora, allora gli ho fatto questa mia proposta. Perché l'altra poteva essere di andare a limare il premolare e anche il laterale. Sappiamo bene che non sono più tempi di rimaggi e di fare ponti e quindi andare a compromettere la salute dei denti naturali. Era semplice, mi sono studiato il caso e ho potuto portare a buona risoluzione e fare contento il mio paziente. Mi ho voluto portare proprio sul canino in questo mio caso. E quindi dallo studio della TAC, dell'endorale, vedo che come osso in altezza mi sono rimasti 6.00 2 mm prima di andare a invadere il camino e come osso orizzontale residuo ne abbiamo 5,4. Ho deciso di mettere un impianto 4x6 della casa implantare Baikonur. Non vado qui ecco, a descrivervi tutto il procedimento perché già l'ho descritto nei casi precedenti. Ma una volta preparata la mia osteotomia, vado a inserire l'impianto. Inserisco l'impianto a un millimetro dal bordo cristale, chiudo l'osteotomia con l'osso autologo che avevo fatto carutare dai miei alesatori, ed ecco il risultato post intervento. Mi mantengo lontano dal canino incluso e sono soddisfatto di aver inserito un impianto short che sicuramente a osteointegrazione avvenuta mi darà grande, grande risoluzione protesica. Ecco dopo due anni. Il paziente perché mi dà certezza della salute dell'impianto? Perché guardo solo i tessuti, sono perfetti. Non è un paziente che spazzola bene, ma sono perfetti, non sono infiammati. Ma dopo quattro anni lo stesso paziente viene alla mia osservazione. Non vado a fare la pulizia in studio prima di fotografarlo, ma ho voluto portare alla vostra attenzione proprio l'immagine mia al momento che ho visto il paziente. Un paziente che è stato sgridato sull'igiene domiciliare perché non pulisce i denti bene, ma non mi sorprendo a vedere questi tessuti mucosi sani, senza placca e principalmente non permettono l'inserimento di batteri verso il mio impianto. L'impianto Bicon nasce anche per la sostituzione del singolo dente. È nato per quello. L'abbiamo visto già nella sua storia. Quindi possiamo andare anche a protesizzare i singoli denti che mangono nel cavo orale. E poi abbiamo anche la possibilità di costruire un Trinia, che è una soluzione CAD CAM. Sono dei restauri privi di metallo, in fibre eh, di, di vetro, fibre di resina, e di questo avremo il piacere proprio di ascoltare Paolo Perpetuini, che ecco, ci affascinerà nello spiegare i manufatti protesici come per un odontotecnico vengono semplificati, perché ha a che fare con un mancore pieno, non ha vite passante. Ma io chiedo a voi odontotecnici, chiedo a voi clinici, quante volte la vita passante ci ha dato problemi di, mh, verticali e quindi di risoluzioni protesiche se noi clinici tante volte non abbiamo inserito bene il nostro impianto. E quindi benvenga una sistematica che propone il Moncone pieno. E poi la rivoluzionaria ehm, Integrant abattment Crown. Perché ho sempre lasciato contenti con questo monofatto protesico i miei pazienti. È ben lucidata, ecco anche lo, stessa, lo stesso moncone pieno, ben lucido, in titanio. Ecco, ha un rispetto nei confronti dei tessuti e quindi si sa mantenere nel tempo. È una delle chicche che in qualsiasi momento posso anche modificare l'integrand Abutment crown. Ricordiamoci che è una policeramica. Poi, nel mio quotidiano, non. Non posso non apprezzare le corone in metallo, le corone in metallo che indubbiamente, grazie a questa sistematica, non andrò mai a cementare intraoralmente, ma li cementerò extraoralmente. E ho dato anche la possibilità ai miei pazienti portatori di protesi, con due semplici impianti, quindi con l'overdose, di utilizzare la loro vecchia protesi. Vedete? È un vecchio scheletrato, è uno scheletrato datato. Eppure? Il mio paziente ha speso pochissimo, ha solo inserito due impianti e non ha più usato colla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ma vi ho raccontato semplicemente la mia esperienza clinica: un'esperienza di un clinico che nel quotidiano, ecco, si, così, si diletta ad accontentare i propri pazienti, ma in forma deontologica, perché. Noi abbiamo il dovere di presentare, di presentare un impianto efficace, versatile, un impianto che ci facilita un po' la vita quotidiana. Quindi desidero salutare la Baicone Italia che mi ha permesso proprio di dare l'opportunità a tanti di, della mia relazione, a tutti i colleghi in ascolto ai colleghi del gruppo studio Baikon Sicilia, a tutti voi che si siete collegati e infine desidero, desidero dire un grazie al direttore clinico, al professor Mauro Marincola per la sua amicizia ventennale, un'amicizia che si è sempre più legata in tutti questi anni. E un ultimo saluto al grande Presidente, al presidente Vincent, Vincent Morgan, che da sempre è, co, è, co, è nata questa amicizia con lui, questa stima. So che mi vuole bene, però sapete cosa mi affascina di più di, di quest'uomo? Che sì, è a capo di una casa implantare, ma è un clinico, è un dentista, e quindi si distingue su quello che è stato anche il suo cammino con un, con un pezzo di titanio, con un impianto. Quindi grazie, grazie ancora. Adesso comincerò ecco, a eh, leggere un po' le vostre domande. Ecco, tenterò di rispondere. Un attimino desidero raggiungere la chat e quindi vediamo un attimino se riesco. E allora... eccola qui eccola qui e allora cominciamo buonasera ecco eh, svantaggi come si inserisce l'impianto con un impianto short abbiamo una corona protesica alta ecco sicuramente il collega è, mi sta chiedendo come si inserisce l'impianto. Beh, l'impianto si inserisce su un tunnel implantare preparato dagli elesatori. Quindi si inserisce a incastro, proprio si fa scivolare con la digitopressione e quindi raggiunge l'impianto, la sua sede. E poi qui vedevo scritto: quindi, con un impianto short, abbiamo una corona protesica alta. E parlavo del di una corona che grazie al design di questo impianto ecco può dare delle sollecitazioni eh, enormi all'osso quindi dagli studi della letteratura questa corona può essere costruita cinque volte più alta dell'impianto stesso poi dei eh, saluti un attimino vediamo se trovo altre domande grazie complimenti vi ringrazio a voi siete stati gentili nell'ascoltarmi eh, no, non, non vedo altro aspetta ci sono ci sono video dimostrativi ci sono tanti video dimostrativi nella sistematica bicon e sono eh, dei video che li possiamo benissimo trovare su internet quindi grande possibilità di eh, poterli vedere. Quale tipo di eh, manufatto protesico preferisco? beh, io preferisco eh, nei singoli denti due tipi di manufatti protesici. Un manufatto protesico che non ho mai lasciato è la ceramica, perché grazie al moncone pieno la posso cementare e chestronalmente e poi inserirla ma non ho mai scartato, da quando è stata messa in commercio, l'integrant Abutment crown. Perché? Perché è un manufatto protesico che in qualsiasi momento lo posso, lo posso modificare e nel contempo eh, mi dà anche una durezza simile ai denti. Grazie, grazie a voi che dite ancora complimenti. Eh, non vedo, non riesco a vedere... Eh, non riesco a vedere altre. Quindi, ecco, al limite possiamo fare che se non, eh, no, non trovo altre... Scusate, non riesco a vedere altre immagini. Aspetta, ecco qui sull'iPad, provo sull'iPad. Eh. Quanti casi di perimplantite hai nella tua casistica? Questa è una bella domanda. I miei casi sono ridottissimi, ridottissimi, perché ormai negli anni ho fatto pratica chirurgica. Certo, prima di andare a inserire un impianto, vado a controllare il sito ricevente. Quindi, una volta che una, un impianto mi dà questa affidabilità che è dettata da questa connessione pura, non ho problemi, non ho rischi particolari. Se dovessi perdere un impianto, tante volte è più colpa mia che colpa dell'impianto dell stesso. Per implantiti eh, ne ho avute pochissime perché il, il tessuto mucoso si mantiene nel tempo e si mantiene sano, quindi non, non mi sento di rispondervi cose che non ho visto. Certo, ehm, ho paura delle perimplantiti se si dovessero presentare perché rischio il mio impianto, però con questa sistematica, con un protocollo chirurgico buono e con un'osservazione nel tempo, quindi chiamando i pazienti anche a vari controlli, non c'è motivo di preoccuparsi. Vediamo se leggo anche dall'iPad. Quindi, con una corona 5 volte più alta, senza rigenerazione, in zona estetica, saranno evidenti parabole o dentali non corrette? Vedete, il protocollo chirurgico di questa, di questa casa implantare, cosa ci dice? Di inserirlo a 1, 2, 3 mm dal bordo cristale? Quindi, ecco, è difficile... Se io ho inserito il mio impianto in una posizione corretta andare a fare altro. Certo se mi ritrovo non so, con delle zone di marcata atrofia, non so, tante volte eh, con degli incisivi laterali o degli incisivi inferiori eh, ecco, ho una parete vestibolare eh, diciamo di poco spessore. Tante volte mi viene di aiuto l'osso autologo che ho conservato da parte durante la mia osteotomia, quindi lo inserisco per bene, per aumentare un po' di volume d'osso, metto anche una membrana e questa è di aiuto, ma credetemi difficilmente mi ritrovo con dei problemi particolari. Vedo un attimino Ecco, qua vi dite complimenti per la relazione, siete stati voi gentili a seguirmi. Al limite, ecco, se distrattamente non ho visto qualche vostra richiesta, qualche vostra domanda, ecco, vi posso contattare, poi chiedo se è possibile rispondere ad altro. Quindi, io vi ringrazio, vi ringrazio tutti per avermi ascoltato e un grazie anche da tutta la in Italia che nei prossimi giorni vi propone altri due webinar. Domani. Domani parleremo dei tessuti, quindi tessuti con il dottor Stefano Carelli. Poi, dopo domani, giorno 23, avremo il piacere del professor Andrea Cicconetti, eh, chirurgo maxilofacciale della Sapienza di Roma, proprio ci parlerà di atrofie. E in un prossimo webinar il, dottor Giorgio, il professor Giorgio Lombardo dell'Università di Verona, parodontologo. Ma tutti, tutti. Abbiamo il piacere sicuramente poi di ascoltare il nostro dontotecnico Paolo Perpetuini, che siamo sicuri che con la sua relazione ci permetterà proprio di conoscere ancora di più il, la sistematica, ma nel contempo le possibilità che offre il Moncone Pieno sulla protesizzazione. Vi ringrazio ancora e una arrivederci al prossimo webinar.